Ciao turisti! Oggi scopriremo il legame che unisce due città molto diverse, Londra e Atene. Atene è la capitale della Grecia e simbolo della cultura dell'antica Grecia. Qui sono nati personaggi influenti dell'antichità e sono stati ospitati per la prima volta nella storia i Giochi Olimpici. Ad Atene puoi trovare resti di diverse civiltà e culture, partendo dal Neolitico fino all'età moderna. Oggi ospita importanti edifici e monumenti, come il Museo Archeologico Nazionale, l'antica Necropoli e il Partenone, simbolo della città. Si dice che l'origine di Atene inizia con un mito, che viene raccontato, indovinate un po' dove? A Londra. Londra è la capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, simbolo della modernità e del cosmopolitismo. È una delle città metropolitane più importanti al mondo e la terza città più visitata al mondo. I suoi primi resti risalgono ai Britanni, ma le più importanti testimonianze le abbiamo a partire dal 43 d.C., con i Romani. Londra ha vissuto grandi periodi di straordinaria potenza. Si pensi al periodo Tudor, all'età elisabettiana o ancora all'età vittoriana. Ha una grande storia e ciò lo dimostrano anche i monumenti che possiamo trovare, come per esempio Westminster Abbey, Buckingham Palace, Marble Arch e così via. Per scoprire però le origini di Atene dobbiamo addentrarci al British Museum. Ciò che unisce Londra e Atene sono il Partenone ed il British Museum. Scopriamo insieme il motivo. Il mito che racconta la storia degli ateniesi è raccontato in parte attraverso le statue del frontone orientale e del frontone occidentale del Partenone, oggi conservate entrambi al British Museum. Il British Museum è uno dei più grandi musei di storia al mondo, fondato nel 1753 da Sir Hans Sloane. Acquisirà la sua grande importanza grazie alla Stele di Rosetta, la quale è forse il primo documento tradotto dell'antichità. Riporta infatti un'incisione scritta in tre diverse grafie, greco antico, geroglifici e demotico, il quale sarebbe la penultima tipologia di lingua egizia. Oggi il British Museum ospita sculture provenienti da tutto il mondo e nel 1931 Sir Joseph Dubin, un commerciante d'arte, offrì finanziamenti per aprire la galleria Dubin al museo, composta dalle sculture del Partenone. Ma che cos'è il Partenone? Il Partenone è un edificio greco situato sull'acropoli di Atene e dedicato alla dea Atena. È l'edificio simbolo dell'architettura greca classica. Il frontone di cui abbiamo accennato sarebbe un complesso, ossia un insieme di sculture, che decora la parte alta del tempio, in questo caso il tempio del Partenone. Il frontone orientale del tempio racconta della leggenda riguardo la nascita di Atene, mentre quello occidentale racconta la guerra tra Atene e Poseidone. Entrambi sono realizzati in marmo. Purtroppo, per quanto riguarda il frontone orientale, la parte centrale, ossia la parte che racconta il momento della nascita della dea, è andata perduta e sono stati rinvenuti solo dei resti delle divinità che completavano la scena, come per esempio Dioniso. Il mito racconta che la dea Atena, figlia di Zeus, nasce dal cranio di quest'ultimo. La dea si dice che fondò la città di Atene, ma tanti altri miti raccontano che conquistò la città e ne divenne protettrice. Atene doveva diventare una città ricca e potente, così Atena cercò di conquistarla. Ma qualcun altro ebbe la stessa idea, ossia Poseidone. Iniziò così un conflitto che non riuscì a fermare neanche Zeus. Fecero decidere al popolo della città, offrendo due doni, entrambi molto importanti. Poseidone voleva donare un cavallo, simbolo di forza, coraggio e guerra. Invece Atena voleva donare un ulivo, simbolo di pace, serenità e prudenza. Il più anziano della città disse che la pace era più sicura e duratura, anche se non vistosa. Invece la guerra era pericolosa e insicura. Fu così che scelsero Atena, grazie alla quale Atene divenne una grande città. Conoscevi questo legame tra queste due città?
Hai mai visitato questi luoghi? Fammelo sapere nei commenti e non dimenticare di seguirmi e attivare le notifiche. Mi trovi su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. In descrizione, inoltre, trovi il link per il mio sito web. Ci vediamo al prossimo video dove scopriremo i castelli della Loira.